Il sindaco e le tasse. E questo è il binomio della campagna informativa avviata dai consiglieri comunali di Forza Italia, Everest Bertoli e Lorenzo Giorgi, con il supporto del club Forza Silvio Tergeste, attraverso la distribuzione di materiale informativo in Piazza della Borsa. Campagna informativa per i cittadini perché la verità deve venire a galla. Questa amministrazione in 4 anni ha portato da 90 a 140 milioni di euro le tasse locali, andando a dare meno servizi, andando a dare una città più sporca, insomma andando a scontentare tutti. È ora di cambiare, fra un anno questa città deve assolutamente cambiare amministrazione e mandare a casa Cosolini e questa pessima giunta. È una giunta comunale questa che ci tassa sempre di più e in compenso ci dà sempre meno servizi e sempre più malandati. Basti vedere il trasporto pubblico, basti vedere le strade, basta vedere la pulizia in città e noi paghiamo, paghiamo e abbiamo sempre di meno. Questa tabella è un raffronto tra il 2011, ultimo anno del bilancio del Giunta del centrodestra, e il 2014, ultimo bilancio dell'amministrazione Cosolini. Ebbene, le tasse locali sono passate da 93 milioni a 138 milioni di euro, laddove i trasferimenti da parte del Stato e Regione praticamente sono stati immutati. Se Cosolini sostiene che la precedente amministrazione ha aumentato le tasse, beh, trovi qualcun altro a cui raccontare determinate favole. A questa iniziativa, come hanno annunciato i due esponenti di Forza Italia, ne seguiranno altre nei prossimi giorni.